Siamo online. Allora, buonasera a tutti quanti. Benvenuti su Pesca Sub e Fastidio. Questa sera saremo in compagnia di Mauro Michelutti, apneista, istruttore d'apnea, istruttore di compensazione. Ciao Mauro. Ciao. Ringraziamo Pesca Sub e Fastidio per accoglierci in questo spazio. Io sono Federico Mana, pescatore, più o meno, diciamo che faccio nuoto armato, ex atleta apneista, adesso mi occupo prevalentemente di divulgazione, di insegnamento, e stasera passeremo una serata tutti quanti insieme a chiacchierare della compensazione abbinata al mondo della pesca subacquea. Perché due apneisti a parlare di compensazione? Adesso la sto tirando un po' per le lunghe perché stiamo aspettando che si colleghino le prime persone. Saluto Willy, saluto Tony, saluto i primi che si sono collegati. Perché due che fanno prevalentemente apnea a parlare di compensazione in ambito pesca? Beh, semplicemente perché sia Mauro che il sottoscritto siamo specializzati nel mondo della compensazione e nell'insegnamento della compensazione. Perché? Vi racconto un attimino la storia mentre aspettiamo di partire ufficialmente con la serata. Semplicemente perché io non ero un granché bravo nell'apnea, anzi, quando ho iniziato a fare apnea ero nel gruppo degli scarsi, proprio perché non riuscivo a compensare. E all'epoca, quando pescavo che quando facevo apnea, dopo 3 o 4 giorni di pesca o di apnea, avevo un'otite, mi sfociava sempre tutto in un'otite. E allora ho provato a fare delle visite, ho provato a capire, mi sono rivolto a degli insegnanti, ma molto spesso la sola risposta che ricevevo era rilassati. Mi davano una pacca sulla spalla e mi dicevano rilassati. Allora, negli anni ho provato a passare tanto tempo a testa in giù su un cavo e ho raccolto tutta una serie di informazioni che poi ho iniziato a raccontare sia agli allievi e poi negli anni successivi sia agli istruttori. Oggi abbiamo una comunità di istruttori di compensazione. Mauro è il primo istruttore che abbiamo certificato in ambito di compensazione. Mauro, raccontaci un pochettino la tua origine di apneista, di pescatore. Racconta ai nostri ascoltatori chi sei e perché sei arrivato ad insegnare compensazione, perché così poi dopo la tua presentazione partiamo ufficialmente con la serata, entriamo nel concreto della serata. Allora, buonasera a tutti, allora, io sono Mauro e ho iniziato apnea, come molto, molto spesso accade, per gioco, quindi prima volta così come snorkeling, poi ho cominciato a capire che mi piaceva sempre di più andare sott'acqua e da lì ho iniziato a fare i primi corsi come allievo appunto di apnea, che appunto per capire come funziona un po' la dinamica di scendere sott'acqua, secondo me sono molto importanti. Da lì questo hobby è diventato una vera e propria passione e la mia voglia innata di migliorare, incrementare anche le mie quote, ma comunque capire di più sull'argomento, mi ha portato a diventare, prima a finire tutti i corsi da allievo e poi fino a diventare istruttore di apnea per la didattica SSI. E in più, visto che come Federico anch'io avevo difficoltà nel compensare, ho cercato di specializzarmi proprio su questo argomento, anche perché se non si riesce a compensare adeguatamente è impossibile scendere. E quindi questa mia necessità, più la voglia e il piacere di riuscire a trasmettere questa passione e riuscire ad aiutare gli altri,
mi ha portato a diventare, appunto, come diceva Federico, istruttore di compensazione. Da qui appunto la voglia di divulgare questa cosa qua, che mi ha portato appunto, oltre alla passione anche per la pesca, a unire le due cose. E da qui è nata la voglia di fare una serata come questa, dove tratteremo argomenti che riguardano sia l'apnea sia la pesca, per unire un po' le due discipline che poi non sono così diverse, ecco. Bene, allora, visto che sono passati 5 minuti, io direi di aprire le danze e partire ufficialmente con quella che è la serata. Ogni tanto trasmetteremo delle slide, semplicemente per raccontarvi parte della teoria o delle cose che vogliamo raccontarvi questa sera, e quindi ci vedrete un po' più piccoli guardando delle immagini. Partiamo con la prima slide, che non è altro quella di presentazione della nostra serata. Ripeto, ringraziamo il mondo di Pesca Sub e Fastidio per averci voluto in questa serata con l'obiettivo. Guardate, l'obiettivo di questa sera è molto pratico. Vuole essere una serata leggera, di chiacchierata, per andare ad individuare come la compensazione può influenzare il mondo della pesca subacquea. Ed in particolare andremo a trattare tre argomenti in particolare. Quello che accade solitamente è che quale può essere l'obiettivo di tutti quelli che si stanno collegando a questa serata? Saluto tutti quelli già collegati, vedo che ci sono sia pescatori che pescatrici. Ultimamente sono sempre di più le ragazze che si stanno avvicinando alla pesca. Beh, solitamente, tra tutte le varie cose che raccogliamo, tutte le varie richieste, obiettivi che raccogliamo sia dagli apnisti che dagli pescatori, solitamente il denominatore comune è sul miglioramento, il migliorare un qualche cosa nell'ambito della compensazione, perché non compensare significa non scendere. Poi andremo a lavorare invece a capire perché la compensazione in alcune zone funziona, ad alcune profondità funziona bene ed è semplice, e perché ad altre profondità, ad altre quote, succede qualche cosa che ci impedisce di funzionare correttamente. E poi, una volta individuati quelli che sono i limiti e quelle che possono essere le strategie per oltrepassare questi limiti, andremo a, prendendo proprio spunto da chi ci ospita, che parla di fastidio, andremo a parlare dei fastidi e dei problemi relativi alla compensazione e trovare il modo di magari bypassarli, onde evitare di finire in un trauma, in un barotrauma, in un acufene, una perdita di udito che è particolarmente antipatica. La foto a lato serve per giustificare un pochettino la nostra presenza. Noi abbiamo probabilmente una conoscenza migliore di quello che è il mondo apneistico, ma ogni tanto qualche pesce suicida passa anche davanti ai nostri fucili. Quella è una foto del probabilmente l'unico pesce che ho preso. No, non è vero. Questa è una bella cernia che ho preso sull'Aven in Liguria, un tuffo abbastanza a fondo, eravamo sui 40 metri. Ho la fortuna di riuscire a scendere con una certa disinvoltura, e quindi qualche pesce ogni tanto lo riesco a portare a casa. Mauro ed io metteremo a nostra disposizione l'esperienza in qualità di formatori in termini di compensazione. Sappiamo benissimo che tra di voi ci sono sicuramente dei pescatori
molto più forti di noi. Io non mi ritengo un pescatore, dico che faccio solitamente nuoto armato e quindi mi auguro più che altro che l'intervento con Mauro possa essere, vi possa permettere di portare a casa qualche informazione utile che vi possa aiutare. Allora Mauro, partiamo, togliamo un attimo le slide, grazie. Parliamo un po' del concetto di miglioramento. Molto spesso le persone vogliono migliorare, ma quando si rivolgono a noi ci chiedono qual è il trucco per scendere fondi o qual è il trucco per imparare a compensare senza maniche così posso scendere con due fucili. Che cosa significa migliorare? Come i nostri ascoltatori possono migliorare, Mauro? Allora, una cosa che tutti sottovalutano appunto è come fare per migliorare. Cosa vuol dire migliorare? Alla base del miglioramento c'è appunto il cambiamento, perché per logica se io faccio sempre le stesse cose non potrò mai avere dei risultati diversi. Quindi migliorare vuol dire fare appunto delle attività, degli esercizi, delle cose in maniera diversa. Fare le cose in maniera diversa vuol dire cambiare. E quindi questa è la base per appunto poter migliorare. Se però io voglio fare delle cose in maniera diversa, devo sapere che cosa facevo prima. Perché se non so esattamente quello che già facevo, come faccio a fare una cosa in maniera diversa? Quindi qui c'è il cerchio che si chiude praticamente, dove appunto diamo molta importanza all'essere consapevoli. Il fatto appunto di sapere che cosa stiamo facendo ci permetterà di modificare quello che stiamo facendo, quindi di cambiare e quindi abbiamo la possibilità di migliorare. Perfetto. Quindi il riconoscere quello che si fa a livello di compensazione permette poi di farlo leggermente diversamente, se non ho capito male, di farlo leggermente diverso e quindi di ottenere dei risultati diversi, corretto? Giusto. Perfetto. E quindi perché bisogna essere consapevoli? Aiutaci a capire questa cosa. Perché chi compensa non è consapevole? Molte volte, anzi la maggior parte delle volte no, perché la compensazione sappiamo che è data da una manovra istintiva, poi analizzeremo quali sono i tipi di compensazione che appunto noi possiamo avere, diciamo, che sono delle doti innate, no? Però appunto essendo istintive, molte volte non vengono prese in considerazione come tecnica e come modo di eseguirle, perché appunto è una cosa che ci viene naturale. Però questo può essere un vantaggio, come può essere un grosso limite. E quindi, tornando appunto al fatto di essere consapevoli, dobbiamo prestare particolarmente attenzione a quello che stiamo facendo e non pensare alla meta dove dobbiamo arrivare. Ad esempio, mettiamo l'esempio di un tuffo in apnea, un tuffo di pesca. Se noi siamo focalizzati solo sulla meta dove dobbiamo arrivare, non pensiamo mai a quello che stiamo facendo in quel momento. E quindi magari anche la quota di pesca o di profondità che dobbiamo raggiungere, anche ci arriviamo. Però magari durante appunto il nostro percorso, che è la parte più importante, perdiamo ad esempio tutto il rilassamento e quindi quando arriveremo in posta saremo più stanchi, saremo più stressati e quindi avremo un minore tempo di apnea, cosa che invece, specie per i pescatori, è molto importante. Ho capito. Una cosa, hai usato una parola che mi ha colpito. Hai detto che la compensazione è una tecnica, è un qualche cosa che si fa in modo istintivo. Che cosa vuol dire fare una cosa in modo istintivo? Che come noi possiamo fare una similitudine tra compensazione e il modo di usare le mani. Ad esempio, noi istintivamente siamo destri, mancini oppure ambidestri, e così vale per la compensazione. Ci sono tre tecniche di compensazione, la valsalva, mercantodaglia, cioè il frenzel, oppure l'hands free. E noi nasciamo con una di queste tecniche
già dentro di noi, come quando uno nasce, appunto, è destro, mancino, ambidestro, così sarà la sua tecnica compensatoria. Ma quindi mi stai dicendo che noi non impariamo a compensare, cioè la tecnica che io ricordo la prima volta che ho fatto il corso di apnea, risale al 1996, quindi parecchio tempo fa. Quindi questa cosa vuol dire due cose: una, che magari un pochettino di esperienza c'è; l'altra cosa significa che sono particolarmente vecchio. Mi stai dicendo che la manovra di compensazione che facciamo non la scegliamo, ma ce la dà, ce l'assegna madre natura, è un po' come essere o destro o ambidestro o mancino. Esattamente. Però, come uno può essere destro e imparare a scrivere con la sinistra e viceversa, uno può anche imparare sia a migliorare la propria compensazione, come uno impara a migliorare la propria calligrafia, e così può cambiare anche tipologia di modalità, diciamo, di compensazione. Quindi una persona che ricade tra la percentuale, diciamo, del 20%, che sono quelli che fanno Valsalva, quindi diciamo dal punto di vista apneistico i più sfortunati, possono comunque imparare a diventare Frenzel e anche hands-free, che è la tecnica diciamo più sopraffina della compensazione. Ok, c'è stato le slide sono partite un po'. Se possiamo tornare un attimo a quella precedente, per favore. Allora, io in questa slide leggo che le manovre di compensazione, quindi presenti in natura, sono Valsalva, Marcante o Dalia, conosciuto anche come Frenzel, e la manovra senza mani. Quindi vuol dire, abbiamo detto che non le scegliamo, che madre natura ce le ha date, un po' come essere biondo con gli occhi azzurri, i capelli riccioli come Mauro, Esatto. ma perché non gli piacciono i riccioli, voleva i capelli lisci, allora si è rasato Questo si può imparare, bisogna tagliare. a zero. Sono compensazioni, ma volevo chiederti una cosa: quando scendiamo in pesca o in apnea, sia Valsalva, cioè funzionano tutte e tre, nel senso che vanno bene tutte e tre, ce n'è qualcuna che va meglio, cioè un apneista, chi è il pescatore che dice cacchio, che culo che c'hai, c'è una compensazione che va in accordo alla disciplina, madre natura ti ha fatto un bel regalo. Allora, i più fortunati sono quelli che compensano hands-free, praticamente la manovra di carattere motorio e per aprire le tube per poter compensare, muovono dei muscoli all'interno della testa, diciamo, per riuscire a aprire le tube. Quindi non sono obbligati a pinzare il naso con le dita per compensare. E quindi questo porta ad avere sempre le mani libere, cosa che in pesca è molto utile. La stragrande maggioranza di noi è invece, circa il 70%, è Frenzel, quindi una manovra di compensazione di carattere sia motorio che pressorio, dove appunto per compensare noi usiamo la lingua per spingere l'aria dalla bocca, che è il nostro serbatoio, alle tube. Se passiamo alla slide successiva, se non mi ricordo male, c'erano queste rappresentazioni. Ecco, quindi ci sono tantissimi, in natura troviamo tantissimi Frenzel, qualche Valsalva e pochissimi handsfree, giusto Mauro? Sì, questa Tra che ho l'altro visto. c'era un commento che prima era stato sottolineato, se è possibile riprenderlo. Federico Paciotti ci dice: io la manovra hands-free l'ho imparata leggendo il libro. Spero il mio libro, Federico. No, a parte questi scherzi, questa cosa significa che passare da una manovra all'altra è possibile, ma non è possibile. Immaginate, abbiamo detto che Valsalva, Marcante o Dalia, handsfree sono un po' come essere destro, mancino, ambidestro. Quindi, quanto è difficile passare da una manovra di compensazione all'altra, Mauro, secondo te? Allora, la
Diciamo, le tecniche di insegnamento e di corsi hanno dimostrato che nulla è impossibile. È una cosa molto soggettiva, però dipende molto sia dalle caratteristiche fisiologiche di una persona, ma anche dall'impegno e da quanto uno ha voglia di applicarsi per riuscire a, ad esempio, se uno è tra i più sfortunati, quindi Valsalva, cioè quelli che non riescono a compensare, cioè riescono a compensare spingendo l'aria direttamente dai polmoni alle tube, e questa manovra, oltre ad essere molto stressante sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista appunto delle orecchie e delle tube, non funziona dopo una certa quota. E appunto vogliono diventare Frenzel, quindi avere un range di possibilità di discesa in acqua molto molto superiore, e dipende da loro quanto vogliono appunto sì, dedicarsi a migliorare. Quindi Quindi ogni per tecnica ha il suo limite, nel senso, sappiamo che magari la manovra più ambita è quella dell'hands free. Tra l'altro, ringrazio anche Tony che fa pubblicità a Moving Limits, dice: io ho imparato con il corso Moving Limits. Grazie, Tony, vuol dire che siamo riusciti a trasmettere quello in cui crediamo, il nostro obiettivo, è vedere il mondo compensare hands free, perché è la manovra che riteniamo più disinvolta. Ma quindi ha un limite questa manovra hands free? Oltre quale quota non può essere utilizzata, Mauro? allora, diciamo così, ogni tipologia di compensazione ha i suoi pro e i contro, e comunque dopo una certa quota, che anche quella dipende un po' da uno, da come riesce a gestire l'aria appunto per riuscire a compensare, dovrà comunque tornare a essere, diciamo, anche hands free. A un certo punto dovrà tornare a essere Frenzel, perché questa è la compensazione che riuscirà a farlo scendere più profondo di tutti. E invece Valsalva, perché abbiamo parlato di Frenzel, abbiamo parlato di hands free, ma se uno nasce Valsalva, riesce comunque a scendere o no? Allora, se una persona appunto è tra i più, come ho detto all'inizio, sfortunati, che è Valsalva, può diventare Frenzel, e se vuole appunto continuare a scendere sott'acqua deve farlo, perché abbiamo visto che la manovra di Valsalva funziona sempre, o funziona diciamo fino a 6-8 metri di profondità. Poi il fatto di riuscire a spingere l'aria direttamente dai polmoni alle tube gli risulta impossibile per via dell'aumento pressorio dell'acqua che ci schiaccia praticamente. Ho capito, ma se allora, quello che accade è che non tutti i pescatori magari hanno fatto un corso di apnea. Io, ad esempio, ho iniziato prima a pescare, a fare il mio famosissimo nuoto armato con il mio fuciletto a 15 anni, 14 anni, quando mio padre mi regalò un fucile ed ero il terrore dei polpi. Per uno che fa Valsalva, come può riconoscere se Valsalva nella pratica in acqua? C'è qualche posizione di immersione che lo aiuta a capirlo, se riesce a compensare o non riesce a... Cioè, ci sono dei modi per capire se tendo al Valsalva o no? Sicuramente sì, se una persona è Valsalva è molto molto difficile che riesca a scendere a testa in giù, ad esempio, oppure per scendere dovrà fare delle discese molto 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 lente, in modo che appunto gli dia il tempo di compensare e di riuscire a portare l'aria appunto dai polmoni alle tube. Perfetto, c'è una domanda molto interessante di Roberto Alberti che dice: se riesco ad arrivare a meno 20 metri, è Valsalva o sono sicuramente Frenzel? Secondo me è sicuramente Frenzel, a meno che non abbia dei polmoni d'acciaio, tipo quelli che fanno scoppiare le bulle d'acqua calda, no? Allora in quel caso lì si potrebbe parlarne, però generalmente direi che è Frenzel. Esatto. Allora, Roberto, chi scende oltre i 10 metri, 15 metri di profondità a testa in giù, noi, anche se non lo guardiamo e ci raccontano queste quote, siamo sicuri
che sono delle persone che scendono con la tecnica di Frenzel. Qual è un limite? Un limite nel riconoscimento è che molto spesso, un tempo, fino a qualche anno fa, calcolate fino al 2010, quando è stata fatta una vera distinzione precisa tra il mondo di Valsalva e il mondo di Frenzel, si chiamava tutto quanto Valsalva. Monica chiede che cosa vuol dire Valsalva. Allora, Valsalva è una manovra di compensazione dove io spingo aria soffiando l'aria dei polmoni, cioè spingo con la lingua, scusate, con la lingua, spingo con i polmoni. La sensazione associata a Valsalva è il torchio toracico. Che cosa vuol dire? Sto spingendo con gli addominali e con la gabbia toracica. Noi facciamo un Valsalva tutti i giorni, i più fortunati, qualcuno anche 2 o 3 volte al giorno, quando si va al bagno, quando si fa la cacca, quello è uno sforzo, un torchio toracico, quello è Valsalva. Se quando compensate, spingete con quella veemenza, allora quello è un Valsalva. Il casino è che purtroppo a testa in giù non funziona. Ma un tempo, io ricordo quando andavo a fare le prime visite dall'otorino, il medico stesso mi diceva: fai Valsalva. Ma perché Valsalva un tempo era sinonimo di compenso alle orecchie. Perché questo? Perché Valsalva nella storia è la manovra più vecchia descritte in ambito medico. Pensate che il dottor Valsalva risale al 600, ok? Quindi aveva i capelli lunghi come me, semplicemente riccioli, cioè riccioli come Mauro, ma era di un'epoca abbastanza vecchiotta. Pensate che la tecnica successiva, che è quella dito in B, venne descritta solo 250 anni dopo, nell'850, mentre la tecnica di Frenzel e Marcantodaglia venne descritta negli anni 40, durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi immaginate che dilatazione temporale in ambito storico c'è per quanto riguarda il mondo della compensazione. Ma torniamo quindi a questa benedetta compensazione. Quindi, riassumendo, Mauro, possiamo dire che Valsalva non funziona ed è quella che mi toglie, ed è quella più faticosa, quella nella quale faccio più fatica. Frenzel è quella più presente in natura. Hands-free è una fortuna, ok? Ma comunque anche chi scende, riesce a scendere hands-free, oltre certe quote, se vuole andarci, necessariamente, poi magari vedremo il perché, necessariamente ha il bisogno di ritornare alla manovra di Frenzel per poterla gestire. Corretto, Mauro? Giusto. C'è una bellissima domanda che dice: ma lavorando a secco si può imparare l'hands free da Gianluca? Sì, Gianluca, si può imparare e ha risposto prima Federico Paciotti, che ha imparato esercitandosi, e anche Tony Marraffa, dicendo ore e ore e ore di Otovent, che è uno degli strumenti che utilizziamo per educare e rieducare alla compensazione, è possibile imparare. A volte ci sono dei limiti funzionali, perché ci sono delle tube che non funzionano troppo bene, non rientrano nella normalità, ma con tube normofunzionanti è possibile imparare. Bene, Mauro, di cosa parliamo adesso? Io direi di passare alla slide successiva. Volentieri. Allora, adesso iniziamo a parlare di come funziona il sistema compensatorio, perché se non riusciamo a schematizzare come funziona, ad avere chiaro nella nostra testa come funziona il sistema compensatorio, poi dopo sarà anche più facile capire quali sono i limiti della compensazione riferiti a determinate aree. Prego, Mauro, non ti rubo altro tempo.
Allora, questo è un bellissimo esempio su come funziona la compensazione, perché è un esempio molto pratico, visto che tutti più o meno abbiamo la macchina e sappiamo il processo di come appunto funziona. Paragonando la compensazione, possiamo dire che la benzina che serve per far funzionare il nostro motore, cioè le nostre orecchie, è l'aria che appunto utilizziamo per compensare. L'aria dei polmoni è raffigurata qui come il nostro distributore di benzina, mentre la bocca è il nostro serbatoio. Quindi noi per poter compensare abbiamo sempre bisogno di avere il nostro serbatoio, quindi la bocca, con dell'aria o pieno d'aria, appunto, per uscire poi attraverso solitamente in questo caso il Frenzel, che è la cosa più comune, la spingiamo appunto alle tube. Quindi questo è il trucco, riuscire ad avere sempre dell'aria in bocca che appunto servirà per permettere la compensazione. Quindi i nostri polmoni sono un po' la nostra stazione di servizio che ci permette di ricaricare sempre aria nella bocca. Esatto. E questo ci fa capire, dopo, man mano che vedremo le successive slide, perché a un certo punto non riusciamo più a compensare. E cosa succede? Quando appunto non riusciamo più ad avviare il nostro motore. Molte volte, appunto, quando il motore non funziona, non vuol dire che sia rotto, ma vuol dire che magari non riusciamo a mandarci la benzina, quindi in questo caso della compensazione l'aria. Ho capito. Mauro, mentre tu facevi questa spiegazione interessante, c'è il Topo Giulio che dice: ma perché dite che si scende solo a 6-8 metri con Valsalva? Io sono sicuro di fare Valsalva e scendo serenamente anche a una ventina di metri. Sono sicuro di non essere Frenzel. Perché ho sempre solo compensato spingendo aria dai polmoni con il naso tappato e destroflettendo la lingua sul palato molle come Frenzel, vuole. Allora, io non ho capito benissimo l'ultima frase, però queste dichiarazioni sono anche quelle che ci stimolano maggiormente perché noi non sosteniamo di dire la verità, nel senso che non sosteniamo di essere la Bibbia della compensazione. Vero è che ci piacerebbe molto vedere come il Topo Giulio compensa. Ecco perché, Topo Giulio, ti invito a fare una cosa. Alla fine della serata pubblicheremo un link, perché dato che ci occupiamo di formazione della compensazione, abbiamo sviluppato dei percorsi, dei corsi, una delle cose che facciamo come istruttori di compensazione sono dei check sulla compensazione, dove sono delle chiacchierate online con le persone che ci seguono e poi Mauro alla fine della serata vi darà il link dove potrete, se vorrete, prenotare questo check gratuito per verificare le vostre caratteristiche compensatorie, dove attraverso alcuni esercizi noi riusciamo a capire esattamente che tipologia di compensazione sta svolgendo la persona. Quindi, Topo Giulio, ti ringrazio innanzitutto per queste considerazioni e questo messaggio. Ti invito a far vedere a Mauro come compensi affinché Mauro possa verificare al meglio quali sono le tue caratteristiche compensatorie e quindi poterti dare delle indicazioni sul fatto che magari le tue sensazioni sono di un determinato tipo e leggermente imprecise, oppure noi scopriamo un nuovo talento che è in grado di scendere a oltre 20 metri anche con Valsalva. Gianni Rovai chiede del mouse feed, ne parleremo anche più avanti, una delle tecniche che andremo a prendere in rassegna. Scusa Mauro, ti ho interrotto, ma c'era questo messaggio che
Mi piacerebbe fare in modo che questa serata sia un po' uno scambio con i nostri ascoltatori e non sia solo a senso unico dove ci mettiamo dietro la scrivania e diciamo come dovrebbe essere il mondo della compensazione. Prego, Mauro, poi potremmo partire parlare delle zone, delle diverse zone di compensazione a questo punto, se sei d'accordo. Sì, passiamo all'altra slide, perfetto. Allora, noi quando ci immergiamo, iniziamo dentro una zona, diciamo, di comfort, quindi dove tutto funziona bene, la compensazione viene bene, noi stiamo bene e tutto funziona al meglio. Poi scendendo arriviamo a una zona critica dove cominciamo, se siamo un po' consapevoli, a capire e comunque ci accorgiamo che le cose non funzionano proprio benissimo e quindi cominciamo ad avere le prime difficoltà. Se scendiamo ancora, arriviamo a una zona di discomfort, dove però molto probabilmente la nostra discesa si interromperà. Passiamo Quindi, no, stavo guardando, quindi ma queste zone verde, cioè dove è tutto facile, poi entro, so che ci vado, ma ci sforzo, inizio a fare dei rumori strani, c'ho la maschera schiacciata e poi da lì in poi c'è un luogo dove non riesco più ad andare. Ma questi confini, queste zone verdi, gialle o rosse, sono uguali per tutti o cambiano da persona a persona, Mauro? Allora, queste sono delle aree, non sono delle linee fisse, ma sono appunto delle sezioni di profondità e sono molto diverse da persona a persona, perché appunto cambiano in base al benessere che uno ha quando è in acqua, quindi anche l'acquaticità e quanto bene sta appunto sott'acqua e dal tipo di tecnica compensatoria che usa e quanto bene riesce appunto a metterla in pratica. Quindi ognuno ha delle proprie zone di comfort, ha una certa quota a rientro in una zona critica e di pari passo appunto entrerà in una zona di discomfort dove appunto probabilmente si fermerà. Ok, ma queste zone di discomfort sono legate a un qualche cosa di particolare? Cioè, nel senso, uno che è nella zona verde, che compensazione sta facendo? Allora, se vogliamo vedere la prossima slide. Qui sono segnate anche in base alla zona, diciamo, le tecniche di compensazione. Quindi nella zona di comfort, diciamo, uno ci sta bene e anche se ha solo riesce ad applicare anche un Frenzel, visto che parliamo di questa tecnica appunto per scendere, visto che in Valsalva non funziona o funziona molto limitatamente. Uno riesce a stare appunto a essere in comfort anche quando riesce ad applicare un Frenzel puramente istintivo. Quando rientra nella zona critica, il Frenzel appunto comincia ad avere un po' di difficoltà, se dopo scopriremo cosa fa, mentre nella zona di discomfort riuscirà ad arrivarci solo se ha acquisito delle tecniche, diciamo, di compensazione volute. Questo succede perché nella zona di comfort il nostro volume polmonare è molto maggiore del volume residuo. Quindi noi riusciamo, tornando all'esempio della macchina, ad avere sempre, molto spesso o quando ci serve, un distributore di benzina per fare il carico al nostro serbatoio che è la bocca. Man mano che scendiamo, la pressione dell'acqua aumenterà e il volume polmonare sarà uguale o su per giù uguale al volume residuo. In questo caso cominceremo ad avere i primi problemi e non riusciremo sempre ad avere un distributore ogni volta che ci va comodo. E quindi sarà sempre più difficile riuscire a portare aria dai polmoni alla bocca e poi dalla bocca appunto alle tube per poter compensare. Quando raggiungiamo la zona di discomfort o comunque la zona più profonda, il volume polmonare sarà inferiore al volume residuo e in questo caso qua non ci saranno più distributori di benzina e quindi
potrò utilizzare solo l'aria che avevo già messo nel mio serbatoio, che sarebbe la bocca, per poter scendere ulteriormente. Perfetto. Ok, No, vai, vai. scusa. Vai, Mauro, scusa, no, se non è finito, finisci, poi io faccio una considerazione. Ok, quindi se noi ci troviamo nella zona di discomfort e non abbiamo più aria in bocca per compensare, non possiamo cercare un distributore in questa fascia, ma appunto una tecnica di compensazione evoluta permette di caricare e riempire il nostro serbatoio bocca quando siamo nella zona di comfort, dove tutto è facile, dove tutto ci viene più semplice appunto perché siamo in comfort. E da lì, avendo un bel pieno, e un bel serbatoio pieno, possiamo scendere e aumentare appunto le nostre quote. Questo è il principio per cui dopo ne parleremo, ad esempio del mouthfill, dove appunto si fa un carico molto grande, o secondo della tipologia di carico, di traslazione, un carico comunque in bocca molto grande, quindi un serbatoio pieno, che poi ci servirà per scendere molto in profondità, volendo, se uno ha questa necessità. E una cosa, Fede, siamo dimenticati di dire, secondo me, che il fatto di riuscire a voler compensare meglio e riuscire ad apprendere una tecnica di compensazione migliore non vuole automaticamente dire che voglio scendere fondo, che voglio diventare un profondista, ma anche solo scendere meglio, più rilassato, senza stressarmi le orecchie per poter raggiungere anche le stesse quote, però magari facendo, anzi sicuramente, facendo molta meno difficoltà, molto meno consumo di ossigeno e quindi una maggiore permanenza in profondità e tutto, sia per riuscire a pescare meglio, ma anche per avere ancora maggiore margine di sicurezza. Ok, perfetto, è chiaro. Se togliamo un attimo le slide, perché così riusciamo a vedere i relatori un pochettino più grandi. Allora, Mauro, abbiamo visto una zona verde, una zona gialla e una zona rossa. Mi piacerebbe fare un parallelismo, perché mi è piaciuta molto questa cosa del Frenzel istintivo. Frenzel critico e Frenzel evoluto, dove se non so le tecniche particolari non riesco ad andarci. Il Frenzel istintivo è quello che madre natura vi ha dato, nel senso se scendete agevolmente sott'acqua, è un po' come dire, è una caratteristica che funziona. Perché ancora in un range di profondità dove tutto quanto è semplice. Mettiamola così. Immaginate di essere in ritardo al mattino, di dover andare a prendere l'autobus o il treno o qualunque cosa e vedete che l'autobus o il treno sta per partire. È chiaro che se dovete fare 50 o 100 metri, di corsa, la corsa è un'azione anch'essa, come la compensazione istintiva. Nessuno vi ha insegnato a correre. Da bambino, a un certo punto vi siete messi in piedi e avete iniziato a fare i primi passi di corsa. Se dobbiamo fare 50 metri di corsa, tutti più o meno siamo in grado di fare 50 metri di corsa. Ma correre non significa necessariamente saper correre. Grazie Cristina, lo so che non siamo di tuo gradimento, cercheremo di essere un pochettino più tirati la prossima volta, faremo un lifting. Dicevo, correre non significa saper correre. Se domani mattina dobbiamo fare una maratona, correre per 50 metri non significa avere le abilità per poter fare una maratona. La compensazione funziona allo stesso modo. Fino a un certo punto funziona benissimo quella che ci ha dato madre natura. Poi, dopo un po', inizia a diventare un po' difficoltoso il Frenzel critico, dove faccio fatica, però se mi alleno, se inizio ad andare più sovente al mare, anche le quote migliorano, tant'è che nella pesca a fine stagione è facile riuscire a pescare un po' più in profondità rispetto all'inizio stagione, perché
siamo più allenati, ma ci sono delle zone dove se non si imparano delle tecniche evolute come il mouthfeel citato da un ascoltatore, non riusciamo ad andarci. Quindi per forza, se vogliamo imparare la compensazione e stare meglio, esatto Gianni, il mouthfeel, è fondamentale riuscire ad apprendere le tecniche un pochettino più evolute. Tra l'altro, prima era stata mandata una slide interessante dove si chiedeva l'articolazione temporomandibolare possa influire il processo di compensazione. Questa cosa è una domanda carogna, ma dato che noi siamo bravissimi e molto preparati, abbiamo la risposta anche su questa domanda. L'articolazione temporomandibolare fa parte dello stesso i muscoli dell'articolazione temporomandibolare possono condizionare l'apertura e il funzionamento tubarico. Che cosa vuol dire? Se io sono sempre in contrazione, digrigno i denti di notte, oppure in una condizione di stress, di ansia, di agitazione o semplicemente di tensione, tendo a digrignare i denti. Ad esempio, se i vostri snorkel sono tutti mangiucchiati all'interno o avete rotto la porzione dello snorkel che tenete tra i denti, quello significa che tendete a serrare la mandibola. Una contrazione dell'articolazione temporomandibolare protratta nel tempo può ridurre la motilità tubarica, ok? E la funzionalità tubarica, quindi renderla meno efficace, quindi la compensazione può diventare più difficoltosa. Ecco perché a volte la protusione mandibolare, questa cosa qua, può decontrarre un po' l'articolazione temporomandibolare, ma fa anche un'altra cosa, tira su un muscoletto basso, che può essere o semplicemente la protusione della mandibola, o questo, perché quando noi iperestendiamo la testa è più difficile serrare i denti, ok? Questa posizione o questa posizione con la mandibola un po' spinta in avanti tira su un muscoletto che si chiama salpingo ed è connesso alla tuba. Tirando questo muscoletto, la tuba si apre leggermente. Quindi, se la tuba è un pochettino più aperta, dovrò spingere di più o dovrò spingere di meno per compensare? Dovrò spingere di meno. Ok, quindi questo è per... C'è un'altra domanda di Alberto Accantino che dice: ma ci fate vedere come cavolo sono in video le manovre di Valsalva, di Frenzel e del Lens Free? Allora, facciamo una cosa. Mauro, tu hai Otovent sotto mano, per caso? Sì. Bravissimo. Allora, vi facciamo la dimostrazione di quali sono le sensazioni abbinate a una compensazione o l'altra. Molto semplicemente, chiedo a Mauro, noi abbiamo detto Valsalva, spingiamo aria dai polmoni, ok, verso le orecchie. Dato che se pinziamo il naso così, l'aria voi non la potete vedere, noi che cosa facciamo? Utilizziamo un Otovent, ok? Cioè questo strumento che si può comprare in qualunque farmacia, dove Mauro metterà Otovent a una narice, mettilo, chiudi l'altra narice e Valsalva a che cosa corrisponde? A gonfiare il palloncino. Quello è uno sforzo espiratorio, si spinge aria, vai Mauro.
Mentre lui gonfia il palloncino, la sta spingendo con i polmoni, ok? Quell'azione è la manovra di Valsalva. Calcolate che ci sono ancora alcuni libri di apnea o alcuni testi didattici un pochettino obsoleti che dicono che la differenza tra Valsalva e Frenzel consiste nel compensare a bocca aperta. Questo non è vero, è un errore didattico diffuso ancora da alcuni testi. Perché? Perché un tempo si pensava che non era possibile fare Valsalva a bocca aperta, invece questa cosa non è vera. Tant'è che, perché? Perché si diceva, se apri la glottide, se la glottide è aperta, non riesci, perché l'aria ti esce dalla bocca. In realtà, facciamo vedere, Mauro, fai vedere che puoi gonfiare il palloncino anche a bocca aperta, palanca bene la bocca, vedete che la sua lingua sta chiudendo sulla parte alta del palato. Questa è una compensazione di Valsalva con un blocco linguale K. Cioè, quando voi pronunciate la lettera K, la lingua è chiusa là dietro. Il Frenzel, invece, non prevede che ci sia spinta da parte dei polmoni. E nel Frenzel istintivo, chi è che spinge l'aria? È la lingua che funziona come pistone all'interno della bocca e spinge l'aria verso le orecchie. Noi la lingua non la vediamo, voi non la vedete la lingua, ma chi è che ci dice che cosa fa la lingua? Il pomo d'Adamo, se voi guardate, il nostro pomo d'Adamo, quando la lingua si muove, fa su e giù. Mauro, fai vedere com'è Frenzel. Vedete che il suo pomo d'Adamo va su e giù e il palloncino si gonfia e si sgonfia. Questa è una manovra di Frenzel. Nella manovra hands-free, invece, le persone che la fanno, avvicino un pochettino lo schermo, perché così potete vedere al meglio. Adesso metto anche una luce che così illumino il fondo della bocca. Chi fa Frenzel ha la capacità, invece, di muovere in modo A. Ha una capacità in particolare, ma non è sufficiente questa capacità. Ha la capacità di aprire volontariamente le tube facendo che cosa? Muovendo con dei movimenti particolari il palato molle, perché il palato molle è connesso alle tube, i muscoli del palato molle sono attaccati alle tube, alcuni, e fanno aprire le tube. Quindi io sono in grado di aprire volontariamente le tube volendo. I movimenti possibili sono questi: o il sollevamento della volta palatina, oppure la chiusura dei pilastri. Quando si fanno questi movimenti, se si sente lo scricchiolio delle tube, è facile che questo movimento azioni le tube e le faccia aprire. Ok? Quindi queste sono le tre dimostrazioni relative alle possibili compensazioni. Mauro, hai qualche cosa da aggiungere? No, questo direi che è abbastanza chiaro. Allora, c'è una domanda di Monica. Allora, se uno riesce a fare una, due compensazioni, vuol dire che non ha problemi per eventuali successive? Io quando ho fatto il corso FIPSAS andavo giù fino a qui, poi ho stoppato per... sono istruttore CAI di speleologia. Da 4 anni ho comunque ripreso a fare apnea pesca subacquea, ma... da sola, quindi cerco comunque di non... Allora, non è che se uno fa le prime due compensazioni, poi la compensazione funziona per sempre, ok? È come dire, se io metto 3 euro di
benzina nella macchina e la macchina mi funziona per 2 chilometri, andrà avanti all'infinito? No, non andrà avanti all'infinito. Cioè, la tecnica di compensazione funziona fino a quando io sono in grado di spingere aria nelle orecchie. Scusate. La bellezza della diretta. Ok? Allora, io pensavo a una cosa. Perché non... giusto, Monica, mai da sola. Giusto, Willy, Monica, mai da sola. Cioè, Monica, c'è Willy, Willy è in cerca di compagnia. Non, lo conosco, non portarlo a pesca. Il compagno di Willy è Guido. Solo Guido può andare a pesca con Willy. Allora, perché non chiacchieriamo un pochettino di quelli che sono i problemi abbinati alle problematiche di compensazione? Mauro, che ne dici? Certo. Allora, visto che stiamo parlando di pesca, abbiamo pensato di dividere, diciamo, un po' le quote in base alle... cioè, di dividere un po' le quote. Quando si parla di pesca in basso fondo, solitamente intendiamo una pesca tra i 0 e i 15 metri, una pesca in medio fondo dai 15 ai circa 30 metri e una pesca a fondo per chi appunto riesce a scendere a pescare oltre i 30 metri. Abbiamo fatto queste distinzioni perché solitamente la diversa profondità porta a diverse problematiche. Se una persona ha problemi a compensare tra 0 e 15 metri, probabilmente, come abbiamo detto, o è valsalva, oppure ha un frenzel molto molto grossolano che sicuramente può migliorare, oppure appunto fa una compensazione non proprio precisa e si aiuta molto con il diaframma, quindi ha una scarsa conoscenza di riuscire appunto a tenere chiusa la glottide, visto che la differenza tra una delle differenze tra valsalva e frenzel è appunto riuscire a tenere la glottide chiusa. E sempre tra i 0 e i 15 metri possiamo incappare in problemi di appunto stanchezza fisica e dopo un po' posso anche trovarmi con l'orecchio, con la sensazione di orecchio pieno. Questo cosa vuol dire? Che se noi scendiamo e facciamo delle compensazioni piuttosto violente o brusche, rischiamo di infiammare molto la tuba. E questo cosa succede? Che la tuba infiammata richiama a sé acqua, come quando ad esempio capita che prendiamo una botta anche un labbro che appunto si gonfia perché richiama liquido dal nostro corpo, e la tuba così avrà ancora più difficoltà ad aprirsi e quindi faremo ancora più difficoltà a compensare e quindi sforzeremo ancora di più e quindi questo porterà a una riduzione del numero di tuffi e comunque la permanenza in acqua, visto che dopo un po' magari non riusciremo nemmeno più a compensare. Quindi diciamo che se uno ha problemi dry, appunto nella zona basso di pesca a basso fondo, 0-15 metri, è sicuramente un problema più che altro di tecnica, appunto, tornando al discorso, se va salva, oppure deve assolutamente, diciamo, migliorare il suo frenzel istintivo, che è la tecnica che funziona, però è ancora molto, molto grezza. Quindi io posso, anche se non ho l'esigenza di andare particolarmente a fondo, posso lavorare sull'efficacia della mia tecnica che si può tradurre in sto meglio in acqua, durano di più le mie apnee e soprattutto la mia pescata può durare 4 ore invece di 2 perché evito quella sensazione di orecchio affaticato dove poi arrivo a casa e non sento neanche quelli che mi parlano. Esattamente, come ho detto prima. E compensare bene non vuol dire necessariamente voler scendere più a fondo, ma anche solo stare meglio. E visto che sia la pesca come l'apnea deve essere una cosa piacevole, il fatto di stare meglio è un grosso guadagno, secondo me. Oltre appunto alla finalità di poter pescare più lungo, più,
più sicurezza, più poste, diciamo, più lunghe e via avanti. Guarda, io questa cosa la confermo perché calcolate che quando ho iniziato ero tra il Valsalva e Frenzel, ero un proto Frenzel, diciamo così, non sapevo controllare la glottide. E per me lo stare in acqua era veramente faticoso, un'esperienza che mi attraeva tantissimo, ma dopo un'ora di pesca non ne potevo più perché ero veramente esausto da un lato. E non riuscivo a gestire bene. Oggi sono diventato hands-free, quindi non faccio più fatica a compensare, ma questa cosa non è tanto la possibilità di scendere, toccare l'allievo, fare le riprese, pescare con due fucili. C'è stato un luogo dove c'erano tante ricciole e scendevamo con due fucili, perché quando si spara una, le altre rimangono a vedere cosa è successo alla ricciola catturata e quindi si poteva sparare alla seconda. Mi sentivo lo sceriffo della pesca subacquea. Però in realtà la grande differenza che c'è stata nell'imparare a compensare è stato il benessere protratto nell'acqua, la possibilità di fare ore e ore e ore e ore di acqua senza aver bisogno di fermarmi perché le orecchie erano in sofferenza. E quando andiamo un po' più fondi, che cosa succede, Mauro? Allora, quando andiamo più fondi, diciamo dai 15 ai 30 metri, solitamente abbiamo visto che siamo Frenzel, però incappiamo in altre problematiche, che una compensazione non proprio precisa, appunto, ci fa comunque riscontrare. Cosa può succedere? Che scendiamo, a un certo punto abbiamo una sensazione di sottovuoto in bocca, ci sentiamo la lingua solitamente schiacciata sul palato molle. E molto, molto spesso non abbiamo più aria per compensare, quindi se continuiamo a scendere, dopo un po' cominciano a farci male le orecchie perché l'introflessione timpanica comincia a dare fastidio. Oppure può capitare che abbiamo aria in bocca, però non siamo in grado di spingerla nelle tube. Quindi è come se noi viaggiassimo in macchina, abbiamo della benzina e una tannica, però non nel nostro serbatoio, che come dicevamo prima è la bocca, ma una tannica sul sedile del passeggero. Quindi la benzina c'è, però non è messa nel posto giusto e non riusciamo a metterla in comunicazione con il motore, che appunto, come dicevamo prima, suona le nostre orecchie. Ok, guarda, la domanda, scusami, vai Mauro. Oppure scendendo. Se appunto riusciamo comunque a muovere la lingua e cominciamo a emettere rumori strani sott'acqua, tipo di sforzo, tipo balena in amore, no? Che appunto significa che la compensazione comincia comunque a essere molto difficoltosa e più faticosa, e in quel caso lì dei rumori sappiamo che appunto vuol dire che la glottide comincia ad aprirsi. E quindi appunto le corde vocali vibrano e abbiamo appunto l'emissione di questi rumori fastidiosi. Ho capito. La domanda di Antonio qua sotto, secondo me ci può riportare a una delle possibili problematiche degli infortuni relativa ai barotraumi. Mi ricollego a questa domanda dove Antonio dice: una scarsa idratazione favorisce problemi di compensazione. Ma allora l'idratazione fa male in generale, nel senso che quando noi siamo in acqua, espelliamo tanta, tanta acqua, oltre che a sudare anche attraverso la pipì, perché si stimola un ormone che si chiama peptide natriuretico, che stimola la diuresi, fa fare tanta plin plin, ma soprattutto inibisce la sete. Questa cosa ha due effetti. Uno è stancante, però. Questo Antonio. Per quanto riguarda le tube, le mucose si inaridiscono un po'. Per di più succede una seconda cosa.
Quando noi siamo in apnea o in pesca, non ventiliamo dal naso e il naso è quello deputato a umidificare l'aria, ma respiriamo solo esclusivamente con lo snorkel. La disidratazione unita a lunghi momenti di respirazione fatti solo con la bocca. Immaginate quando siete raffreddati che vi svegliate al mattino. Avete la bocca completamente arsa, se vi si incolla la lingua al palato, ci impiegate 10 minuti a staccarla perché collabiscono le due strutture, si incollano. Le tube disidratate e secche dalla ventilazione solo orale, quello che fanno a volte si incollano. Tant'è che la prima compensazione, quando si fa la capovolta, uno prova a compensare e sente che è chiuso. Quando succede una roba del genere, il consiglio è quello: non forzate mai la compensazione. Cioè, quando sentite una tuba chiusa, lasciatela chiusa, non spingete, tornate in superficie e o aspettate che si riapra da sola. Provate in superficie senza forzare, in modo delicato, e lei si riaprirà prima o poi. Oppure, se avete un po' di fretta, potete usare della soluzione fisiologica, acqua salata, da aspirare. Questa cosa lava le mucose, le idrata un pochettino e si riaprono, ok? Oppure, per i meno schizzinosi, io tiro su un po' di acqua salata del mare, tiro su un po' di mi soffio il naso e riprende tutto quanto. Attenzione a non forzare, perché quando la tuba è chiusa, le pareti sono incollate e io spingo tanto, spingo, 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 che cosa devo fare? Devo alzare la pressione di spinta per aprire le tube. Questa cosa che si traduce nel suono, tutti l'abbiamo provato, perché io mi ci sono pure fatto male su sta roba qua. Quando si sente il suono, e uno dice, oh, ho compensato. No, quella non è una compensazione. Quello è un barotrauma. Perché? Perché io spingo, 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 forzo sulla tuba, quindi sto irritando ulteriormente la tuba, e quel pa è una botta, una sorta di colpo d'ariete dell'aria che arriva una randella di pressione sul timpano che irrita l'orecchio, ok? Solitamente quell'aria che è entrata a forza poi fa fatica anche ad uscire. Quindi lì i rischi quali sono? Il blocco inverso e l'estroflessione timpanica in risalita. Perché? Perché quando io forzo, l'aria irrita la tuba inizia a gonfiarsi per proteggersi, richiama liquidi. Quello che diceva Mauro prima, processo edematoso, si gonfia, la seconda compensazione diventa più difficile, al tuffo successivo sempre più difficile, fino a quando si inchioda. Attenzione, perché il blocco inverso è molto più pericoloso della non compensazione. Calcolate che il 90% dei barotraumi, avendo a che fare, noi lo facciamo come lavoro, lavoriamo con la compensazione. Quindi quelli che hanno problemi tecnici o problematiche molto spesso arrivano da noi. E mi confronto molto spesso anche con gli otorini. Parlando con gli otorini, mi raccontavano che l'80-90% dei barotraumi è da compensazione forzata, non da non compensazione. Quindi in realtà, se la tuba si chiude, lasciatela chiusa, tornate in superficie e poi non ci sarà più nessun problema. Giovanni dice: pesco da più di 30 anni, pesco in estate 6-8 ore anche fino a 35 metri con la manovra di Valsalva, senza nessun problema e senza stanchezza. È probabile che sono talmente assuefatto che tale manovra ormai mi permette di pescare così tanto e senza problemi. Io
Sarei curioso di vedere una manovra di Valsalva fino a 35 metri. Secondo me, stiamo dando un nome errato. Io dico quello, sono più o meno 10 anni, ah no, sono 20 anni che faccio questo solo di lavoro. Ho visto qualche migliaio di apneisti. Non ho mai visto nessuno fare Valsalva fino a 35 metri, ma non dico che non sia vero. Sono curiosissimo di vedere un filmato o questa persona compensare dal vivo. Quindi, Giovanni, invito anche te, a fare un check online con Mauro, a mandarci un video perché sono molto curioso di vedere la tua manovra di compensazione. Perché le eccezioni e i casi straordinari ci sono sempre. Quindi siamo molto curiosi di vedere, chi è al di fuori della normalità. Quindi, Giovanni, grazie del tuo intervento. Andiamo avanti con gli infortuni, Mauro. Sì, allora parliamo della pesca a fonda, diciamo quella oltre i 30 metri. Se una persona scende oltre i 30 metri o comunque pesca oltre i 30 metri, vuol dire che ha già una buona acquisizione della sua tecnica di Frenzel, che probabilmente potrebbe sempre migliorare, oppure conosce qualche altra tecnica appunto di compensazione di un Frenzel evoluto, come potrebbe essere appunto il Manfield. Cioè, la tecnica del Manfield consiste nel fare, quando siamo ancora nella nostra zona di comfort, fare una traslazione aerea dai polmoni alla bocca, chiudere la glottide e poi scendere utilizzando solo esclusivamente l'aria che abbiamo in bocca, quindi senza avere la necessità di richiamare altra aria dai polmoni alla bocca e poi dalla bocca alle tube. Questa tecnica appunto permette di scendere molto in profondità e soprattutto di evitare problemi come squeeze o edemi polmonari, in quanto anche a profondità piuttosto elevate, dove abbiamo tutti i polmoni pieni di sangue e schiacciati dalla pressione esterna dell'acqua, non abbiamo necessità di richiamare continuamente dell'aria come quando lo facciamo ad esempio nei primi metri. Perché va ricordato che quando noi scendiamo in Frenzel, inizialmente usiamo l'aria che abbiamo in bocca presa, diciamo, in superficie, ma poi in maniera istintiva, e molte volte appunto non ce ne accorgiamo, facciamo delle continue traslazioni, delle piccole traslazioni che portano appunto a riempire dal nostro distributore di benzina, che sarebbero i nostri polmoni, il nostro serbatoio, che sarebbe la nostra bocca. Facendo il Manfield invece facciamo solo una grossa traslazione e poi usiamo sempre solo l'aria che abbiamo in bocca. E se la tecnica del Manfield viene fatta in maniera corretta, e una volta che noi abbiamo traslato l'aria in bocca, facciamo una sola compensazione e poi teniamo le tube sempre aperte. Questa si chiama compensazione in continua, quindi mentre scendo non avrò necessità di spingere a intermittenza, diciamo, con la lingua l'aria nelle tube, ma la terrò sempre in pressione in modo che le tube rimangano sempre aperte. Questo fa in modo che appunto non stress continuamente l'utilizzo delle tube che devono sempre spingere, che devono sempre spingere l'aria, aprirsi, chiudersi, ma rimarranno sempre aperte con i timpani leggermente estroflessi. Ok, a riguardo di questa tecnica, poi rispondiamo alla domanda di Willy che ci chiede dei carichi in sforzo espiratorio o in carpe inverse, che cosa è meglio per me. Allora, tornando al discorso di Mauro. Perché certe tecniche di compensazione evoluta, soprattutto quelle di compensazione continua, dove si gestisce solo l'aria contenuta nella bocca e non si trasla più aria dai polmoni? Queste compensazioni, in un certo periodo sono andate tanto di moda perché
se fatte bene, permettevano agli apneisti e ai pescatori di picchiare tanto fondo, di andare tanto fondo. In realtà, il grosso vantaggio del saper utilizzare la riserva aerea della bocca è quello di non dover più fare traslazioni d'aria dai polmoni verso la bocca. Perché? Perché, come ha detto giustamente Mauro, noi quando scendiamo, che cosa succede? I polmoni si riducono, si riducono, si riducono, si riducono, si riducono, fino a un certo punto che si chiama volume residuo, dove non è più possibile, non sono vuoti, c'è aria, ok? Ma non è più possibile spostare quest'aria dalla bocca, dai polmoni verso la bocca. Per di più, quando noi siamo in questa condizione di volumi di una certa, un volume. Vi faccio un esempio. Immaginate che le mie mani siano la gabbia toracica e i polmoni sono il palloncino verde. Man mano che noi scendiamo, la gabbia toracica segue i polmoni, segue, 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 segue. A un certo punto i polmoni sono come delle spugne, hanno una capacità di compressione che è quasi infinita. Okay, arrivano quasi fino a collassare, poi rimangono la trachea, i bronchi, i bronchioli, quelli non collabiscono. Ma la gabbia toracica non ha un'elasticità infinita. Quindi che cosa succede? A un certo punto la gabbia diventa rigida, come lo scafandro di una GoPro, e i polmoni continuano la riduzione. Questo spazio tra polmoni e gabbia toracica è lo spazio dove si va a inserire il richiamo di sangue dato dal blood shift. Ok? Fare degli sforzi cercando di spostare quest'aria a determinate quote, che cosa fa fare? Io provo a spingere, ma poi la gabbia toracica tende a voler tornare al suo volume originario. Quando la gabbia toracica fa questo, crea un'ulteriore depressione all'interno dei polmoni e quello fa un effetto succhiotto, fa un effetto ventosa al contrario. Ecco perché quando si fanno degli errori, tipo avere le contrazioni diaframmatiche molto profondi o lavorare un pesce in tana molto, molto profondi o fare dei movimenti bruschi molto profondi, queste variazioni di volume repentino della gabbia toracica possono indurre una variazione intrapolmonare di pressione in termini di depressione che fa travasare sangue dall'ambiente extraalveolare a dentro, causando un problema fastidioso che è quello dello squeeze polmonare, che a volte si traduce anche in edema polmonare, che è lo sputacchiamento di sangue dovuto a degli sforzi fatti in profondità. La capacità di usare delle tecniche di compensazione adeguate fa sì che la probabilità di questi problemi si riduca drasticamente. Io sono stato uno che per anni ha sputato sangue facendo apnea profonda perché non si conoscevano le dinamiche di questa problematica, ok? Ma poi, imparando le tecniche di compensazione evoluta, ha eliminato completamente il problema dello squeeze. Willy, per quanto riguarda lo sforzo espiratorio o la carpa inversa, sono due tecniche presenti in natura, quindi io l'aria la possiamo o spingere dai polmoni verso la bocca usando uno sforzo espiratorio o usare la bocca come una pompa per tirare aria dai polmoni. Per me non c'è un giusto o uno sbagliato, nel senso che molto spesso nell'apnea o nella pesca si tende a colpevolizzare o demonizzare delle tecniche. Io ricordo quando andai a fare un collegiale con la nazionale, che un medico mi disse: mi raccomando, non fare il mouthfeel perché è pericoloso. Io disse: ma perché è pericoloso? E non sapeva neanche come funzionava il mouthfeel. In realtà tutte le tecniche sono neutre, ok?
e l'utilizzo sbagliato da parte nostra a rendere una tecnica pericolosa o una tecnica efficace. Io sono, Willy, per il rispetto della natura, cioè se uno è mancino, lo lascio mancino, lo aiuto a sviluppare le sue tecniche. Quindi se uno in modo istintivo fa la carpa inversa, lo aiuterò a conoscere meglio la tecnica di carpa inversa, però stiamo entrando molto nello specifico qua. Se uno fa lo sforzo espiratorio, tendo ad aiutarlo a lavorare sullo sforzo espiratorio. Quindi il nostro obiettivo è dare gli strumenti agli apneisti e ai pescatori per migliorare le loro abilità naturali, non di sradicarle. Una cosa che abbiamo cambiato nei nostri percorsi di formazione è che un tempo nella formazione il più forte, il più bravo, il campione diceva: ok, io sono più fondo, io sono quello che nuota più lungo, io sono quello che trattiene di più il fiato più di tutti, sono quello che pesca più pesce. Se voi volete pescare tanto pesce, dovete fare quello che faccio io. Per noi questa cosa non vale, ecco perché abbiamo inventato il check compensatorio. Perché il check compensatorio ci permette di capire quali sono le vostre caratteristiche e in base alle vostre caratteristiche costruire un percorso formativo che le rispetta e vi permette di diventare più bravi facendo quello che già fate. Guarda, Giovanni, ci stai scrivendo una cosa veramente meravigliosa. Ho capito più cose stasera che in un corso di apnea fatto 10 anni fa. Grazie Giovanni, ci fa molto piacere perché uno dei commenti che leggemmo quando abbiamo lanciato questo evento è stato: speriamo che la serata sia utile e dica delle cose concrete. L'obiettivo, guardate, con Mauro ci siamo preparati questa serata, ci sentivamo nelle ultime 2 settimane, ho sentito più Mauro della mia fidanzata. E anche Mauro mi sentire molto spesso più la mia fidanzata che non me, quindi c'è qualcosa che non riesco, che non riesco. Mauro, non siamo più tanto amici. No. No, ci siamo preparati perché l'obiettivo di questa serata era quello di cercare di essere utili, ok? Non, e soprattutto essere concreti. Mauro, c'è qualcos'altro che tra una cosa e l'altra abbiamo fatto un'ora, abbiamo raggiunto 1:20. Mauro, hai qualche altra cosa che vuoi aggiungere? No, altre domande? Se voi avete delle domande da fare, io direi che gestiamo ancora qualche domanda e poi se non ci sono ulteriori domande, ci salutiamo e magari ci diamo appuntamento per un'altra volta per sviluppare qualche altro argomento. Allora. Allora, vediamo un po'. Confermo anch'io che siete davvero molto bravi professionali, è un vero piacere sentirvi. Grazie, grazie Giovanni. Ah, tra l'altro, Mauro, no, tu non l'hai letto. Giovanni ci ha invitato a Lecce, ci ha detto che siamo suoi ospiti. Quindi ci facciamo una vacanza per vedere se sei Frenzel o Valsalva, Giovanni. Fantastico, è una settimana di vacanza assicurata. No, a parte gli scherzi. Se vengo a Lecce sarà un piacere venirti a trovare, Giovanni. Grazie a tutti di questa sera, molto preziosa. Fateci sapere come fare i check singoli, grazie. Guarda, se nella chat vogliamo già iniziare a mettere il link, così chi vuole tra di voi se lo può copiare sul cellulare. Comunque alla fine di questa serata metteremo all'inizio del post, dato che comunque ci sarà la registrazione sul gruppo, il link per il check della compensazione. Quello che accadrà è che atterrerete su un calendario, ok,
dove potrete selezionare il giorno e l'orario e così potrete fare il vostro check. Ecco, è stato appena pubblicato il link al check sulla compensazione e quindi invitiamo tutti quanti voi a sommergere Mauro di domande per capire le caratteristiche compensatorie. Vede. Oh, allora. Questa, allora, Gianluca, per imparare Lens Free serve, io te lo faccio vedere perché non ce ne, non, molto spesso si pensa che sia un trucchetto, ok? Ma Lens Free, voi immaginate di la compensazione mette insieme diverse strutture che noi dobbiamo sentire, riconoscere e muovere in modo coordinato. Queste strutture sono 5 e sono la glottide, la lingua, il retro della lingua, il palato molle, la mandibola e le guance. Sono 5 strutture. Saper fare hands free significa essere un giocoliere che sa fare della giocoleria con 5 palle. Ok? Se io vi metto 5 palle in mano e vi e perché i nostri percorsi partono in modo assolutamente graduale, perché se noi vi dessimo 5 palle siamo sicurissimi che vi ci vogliono 10 anni se iniziate subito con 5 palle a provare a fare i giocolieri. Che cosa bisogna fare? Bisogna prendere una palla, conoscerla, iniziare a lanciarla e prendere manualità con una palla, solo la glottide. Poi un'altra palla, la lingua. Poi la terza palla, inizio a lavorare con 3 palle. E man mano che funziona tutto quanto, aggiungo dei livelli di consapevolezza e di coordinazione. La manovra che ho ideato, alla quale ho anche dato il nome, si chiama Mana Maneuver, visto che Valsalva porta il nome di Valsalva, Frenzel porta il nome di Frenzel, dato che il mio obiettivo è insegnare Lens Free e ho studiato e esiste un protocollo che poi abbiamo ottimizzato negli ultimi anni, ma il primo protocollo l'ho pubblicato nel 2013. Esiste questa manovra che si chiama Mana Maneuver ed è la capacità di spostare l'aria senza muovere assolutamente l'addome, ok, ma solo muovendo la lingua e spingerla nell'otovent, ma facendo sì che l'otovent non si sgonfi mai. Cioè, una volta che l'ho spinto, devo chiudere il palato molle per andare a riprendere nuova aria senza farla tornare indietro. Questa è la coordinazione massima, alla quale poi devo aggiungere ancora un'altra cosa, che è l'apertura delle tube. Vi faccio vedere la Vai, falla tu. Così ve la faccio vedere. Commento mentre Mauro la fa. Ottima idea. Allora, voi guardate una cosa. Aspetta un attimo. Il pomo d'Adamo di Mauro, quando sale, spinge aria in otovent. Quando scende, ok, che cosa fa? Sta andando a riprendere aria dai polmoni, cioè sta facendo una carpa inversa linguale. Ma quando scende, se lui avesse il palato molle, che è la porta che divide l'orofaringe dal rinofaringe, se lui avesse il palato molle aperto, l'aria del palloncino tornerebbe indietro. Ok? Adesso Mauro la fa, io ve la descrivo. Falla piano. Abbasso la lingua, ok, spingo l'aria nel palloncino. Adesso lui, per non fare sgonfiare il palloncino, deve chiudere il palato molle, abbassa la lingua,
La lingua che si abbassa prende altra aria e la respinge al palloncino. Si abbassa e spinge. Palato molle e glottide stanno facendo questo lavoro qua. E il palloncino e l'aria del palloncino non torna mai indietro. La lingua spinge aria. Ok? Questo è l'esercizio di coordinazione che noi insegniamo alle persone per poter apprendere Lens Free. A volte, live pazzesca, grazie Francesca, a volte abbiamo le persone che ci dicono: senti, ma riesci a insegnarmi Lens Free in un giorno solo? E la nostra risposta, la mia risposta solitamente è: guarda, io sono riuscito a insegnare Lens Free in un giorno solo una persona. Era un muratore che riusciva a costruire le case partendo dal tetto. Ok? Ma non è possibile. È vero, non è possibile, perché servono le fondamenta, servono i muri portanti, e poi solo dopo, in ultimo, Lens Free è la conclusione di un percorso, è il tetto. Altre domande? Bravissimi, complimenti per le preziose nozioni che avete fornito con grande competenza e professionalità. Ecco, Mauro, sei stato proprio bravo. Allora abbiamo fatto bene a fare questa serata insieme. Sono contento che apprezziate, ragazzi. Mauro, rispondi alla domanda di Federico Pizzutelli. Ho detto solo... No, non la leggo. Adesso ce la mandano in sovrimpressione. L'ultima domanda. Fino a che profondità Lens Free è efficace? Allora, Lens Free è efficace fino a quando la pressione che ho in bocca è sufficiente per spingere, diciamo, per mandare aria alle tube. Lens Free praticamente fa in modo che io riesca a aprire le tube, però poi ci devo spingere l'aria dentro. Ok? In realtà c'è un'altra cosa, ragazzi, finché io riesco a compensare la maschera. Perché se noi riusciamo, perché noi a volte non la sentiamo l'aria nelle tube, ma immaginate la maschera sul volto, parte e davanti al rinofaringe, e nello spazio qua del rinofaringe ci sono anche le tube. Questi spazi nel lens free appreso, okay, sono in parallelo. Quindi io, finché riesco a compensare la maschera e ho le tube aperte, nel momento in cui mando aria nella maschera c'è una leggera sovrappressione, perché sto spingendo aria nella maschera. La tuba è aperta e quindi l'aria va contemporaneamente nella maschera e nelle tube. Tant'è che se voi chiedete ai vostri amici quando non riescono più a fare Lens Free, molto spesso gli Lens Free vi diranno che il loro Lens Free diventa meno efficace nel momento in cui ho la maschera in depressione, perché se ho la maschera in depressione che fa ventosa e le tube sono aperte, la maschera succhia aria dalle tube. Allora, chiarissimo Enfeso, il bello di questa serata è la chiarezza nell'esprimere i concetti. Siete stasera, siete davvero un bel duo. Grazie mille, grazie. Cacchio, mi tocca rifare qualcosa con te, Mauro. Cioè, siamo piaciuti. Allora.
Ciao Marco. Questo è Cristiano. Allora, oh, questo è molto bello. Allora, ricordiamo che allora, Moving Limits è la scuola sotto la quale operiamo. E qualche tempo fa, insieme a Giovanni Bianco, e nomino anche un'altra persona che è Giacomo Corda, abbiamo sviluppato una piattaforma online, dove c'è tutto il materiale didattico. Vi invitiamo ad andare sul sito Moving Limits perché esiste la Moving Limits TV e tutta una serie di articoli interamente dedicati alla compensazione, perché in questi anni ci siamo occupati di divulgazione. Grazie a un personaggio visionario che è Giacomo Corda, abbiamo messo insieme il nostro sapere con l'obiettivo di portare la compensazione in giro nel mondo. Quindi l'obiettivo era l'internazionalizzazione e l'insegnamento online, perché anche dietro uno specchio ormai abbiamo sviluppato dei protocolli che ci permettono di lavorare e di riconoscere esattamente quello che state facendo. Abbiamo solo una webcam, ma l'efficacia nel riconoscere cosa fa la vostra glottide, il palato molle, la lingua è tale da avere una risonanza magnetica. Ormai riusciamo a vedere veramente qualunque cosa. Quindi sono molto contento che sia apprezzato il lavoro che abbiamo fatto. Vi ricordiamo che il nostro intento non è quello di insegnare la compensazione per andare più profondi. La profondità è sempre solo la conseguenza. E quindi il nostro obiettivo è fare in modo che le persone siano talmente consapevoli e compensino in modo talmente efficace che il loro benessere in acqua migliora tantissimo e si ritrovano a profondità nuove con delle sensazioni assolutamente, assolutamente piacevoli. Questo è il nostro intento. Un'ostasi in Sicilia, voi create il gruppo e noi veniamo a fare l'ostasi. Ah no, però tra l'altro, aspettate, sono stato contattato da degli amici di Palermo per venire a giugno a fare. Carlo di Palermo. Carlo di Palermo, comunque. Carlo, sei di Palermo? E allora vedi, Covid permettendo naturalmente, facciamo. Invece che con le mascherine, con la maschera lo facciamo, con la full face. Mauro, andremo anche in Sicilia. Lecce, allora passiamo da Lecce a vedere come compensa Giovanni, ci allunghiamo in Sicilia, ok? Ragazzi, se non ci sono altre domande, io ringrazio nuovamente lo staff di Pesca Sub e Fastidio. Ringrazio Mauro per la professionalità e sono molto contento di aver condiviso con Mauro e con Pesca Sub e Fastidio questo momento. Se non ci sono altre domande, ci salutiamo. Grazie, grazie a voi e buona serata a tutti. Complimenti ancora a tutti, grazie per l'accoglienza. E quando verrà, adesso ci sa sarà su Facebook. Mi raccomando, sommergete Mauro di check sulla compensazione così. Lui migliora la sua esperienza, vi trasmette la sua esperienza e condividete il post con tutti affinché, se l'avete trovato utile, fate sapere a tutti quelli che conoscete che l'avete trovato utile. Concludo, chi di voi ha piacere di, oltre a visitare il gruppo che ci ha ospitato, andare a visitare la pagina di Moving Limits di Mauro
e la mia su Facebook, se ci mettete un like significa che avete apprezzato quello che abbiamo condiviso con voi questa sera. Grazie a tutti quanti, buonanotte a tutti quanti. Ciao! Grazie.